Due mesi fa, a conclusione dei festeggiamenti ad Agrigento, l'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro ebbe a dire di provare vergogna per le scene di rissa e violenza che si registrarono in occasione dell'uscita del simulacro nell'ultima domenica. Adesso il presule torna a tuonare per ciò che è avvenuto durante la processione di San Calogero a Porto Empedocle. Poco più di una settimana fa, quando l'attrice Clizia Incorvaia, con una maschera di Barbie, è stata portata in processione sulla vara del santo. Per me è grave, deludente, sconfortante e si è usato, ho provato vergogna per la festa di San Calogero qua ad Agrigento, devo dire sento più vergogna per quello che è successo a Porto Empedocle. Sono contento che i sacerdoti hanno preso una loro posizione, perché occorre riflettere sul valore, sul significato e sul modo delle feste religiose. Non qualunque cosa è festa, è rendere onore a Dio. I santi hanno reso onore a Dio e noi dovremmo percorrere quella strada. Prenderete dei provvedimenti? No, per adesso sto aspettando i sacerdoti. Poi quando si conclude il loro giro vediamo un po' cosa viene fuori. E rimbombano ancora le forti e dure parole pronunciate sempre da Don Franco in occasione della festa della dedicazione della cattedrale sui ritardi legati ai lavori del Duomo, chiuso ormai da 3 anni. Il tempo passa. Le risposte non arrivano, ma noi ancora siamo qui perché crediamo che qualcosa è ancora possibile e chiediamo al Signore che dia luce a quelli che decidono di imboccare la strada giusta perché a noi sia ridata la nostra cattedrale. Viviamolo questo momento così, nella semplicità, nella speranza e nella gioia che se la cattedrale non funziona, noi, come abbiamo ascoltato, siamo la Chiesa viva di Dio. Una Chiesa chiusa non significa che la Chiesa non c'è, semmai è un invito a sentirci noi più Chiesa e più pietre vive. Ma stasera non voglio parlare io adesso taccio, perché voglio che parli la cattedrale e la faremo parlare sentendo il suono delle campane. Però vi prego, mettete in azione i cuori e non soltanto le orecchie, perché queste campane, è vero, suoneranno, ma il suono di una campana è sempre parola. Le campane parlano, non suonano. Le campane invitano, dicono i momenti di gioia, dicono i momenti di tristezza. Se noi ci possiamo radunare è perché c'è la campana che ci chiama. E allora stasera faremo suonare le campane della cattedrale, perché la cattedrale parla.